sono scelte che lasciano il segno per sempre. Sono le scelte definitive. Mobili Pizzi vi apre davanti spazi visti da una prospettiva precisa, la vostra. Scegliete da noi i vostri mobili, che siano classici o moderni o persino su misura. Con Riflessi, La Falegnami, Saber, Le Fabrie, Cucine Torchietti, Ernesto Meda, Stosa. Con la nostra consulenza tecnica e la progettazione di interni. Mobili Pizzi, Superstrada Ionica, uscita Galleria Melito Porto Salvo. Info 0965 78 37 83. www.mobilipizzi.it. Vieni a visitare il nuovo showroom Stosa Cucine. Lo studio dentistico del dottor Michele Melissari offre servizi di alta qualità, mettendo a disposizione dei pazienti attrezzatura all'avanguardia ed un team di professionisti in aggiornamento costante sulle nuove tecniche odontodiatriche. Endodonzia, implantologia assistita con risultati di eccellenza, ortodonzia, protesi fisse e mobili, igiene dentale, questo e tanto altro nelle due sedi di Palmi, via De Salvo numero 1 e Mileto, via Kennedy 99. Studio dentistico, dottor Michele Melissari, professionalità al tuo servizio. La passione per i motori può cominciare con il karting. Perché non sognare in grande? Anche da noi tutto ciò è possibile. Da Scorpion Racing Team a Marina di Gioiosa Ionica ti avviamo in questo fantastico mondo, assistendoti in tutto: consulenza tecnica, assistenza in pista pre e post gara, promozione attività sportiva, supporto per il primo approccio all'attività kartistica. Per tutte le età, non si è mai troppo grandi per il kart. Scorpion Racing Team è anche rivenditore autorizzato TM Racing Motori e Formula K Telai. Scorpion Racing Team, sede a Marina di Gioiosa Ionica, telefono 328 3220 233. Motori al massimo, semafori spenti, si parte! Quanto strati e paesi e città io conosco, e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facce di uomini, di femmine, di picciritti che salutano, e lo treno che passa agli robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti, puntari i denari, con la mano tra la sacchetta affondata, e quanto strada, con i piedi che dolino, e lo cori che si squaglia come gira. Veglia Nuova nasce il 27 gennaio del 1878 con decreto di re Umberto I, che ordinò la conurbazione di Pedavoli e Paracorio. Questo è il documento stilato per ordine del re d'Italia. Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, vedute le concorde deliberazioni dei consigli comunali di Paracorio e Pedavoli, data 13 e 16 settembre 1877, veduto l'articolo 13 della legge comunale provinciale 20 marzo 1865, allegato A,
veduta la legge 29 giugno 1875 numero 2612, abbiamo decretato e decretiamo articolo 1, a cominciare dal 1 maggio 1878, i due comuni di Paracorio e Pedavoli nella provincia di Reggio Calabria sono riuniti in uno solo e questo nuovo comune assumerà la denominazione di Delia Nuova. Paracorio con 2329 abitanti e Pedavoli con 2624, come si evince, sono i due casali più antichi, i cui primi documenti risalgono a 1050, che inizialmente furono casali di Santa Cristina nel feudo di Sinopoli, dall'VIII secolo dominio dei Ruffo di Calabria fino al 1494 e l'anno successivo della famiglia Spinelli fino al 1806. Paracorio, Paracorion, dal greco paese nelle montagne tra i castagneti, ha insediamenti bizantini della città di Delia, sulla costa di Capo Spartivento, distrutta dai saraceni nel 839, i cui abitanti si trasferirono in questa zona nascosta per vivere lontani dalle continue scorrerie che giungevano dal mare. Buonasera amici telespettatori, bentrovati a Radici. Spesso e volentieri abbiamo raccontato il cataclisma che nel 1783 ha distrutto praticamente gran parte della Calabria. Ci troviamo in un posto che è stato completamente o quasi raso al suolo e da lì nacque questo agglomerato urbano relativamente nuovo che si chiama Delia Nuova. Raffaele Leuzzi sarà il nostro storico di oggi, lui è medico-oculista, appassionato di storia. Raccontiamo la storia di questo posto. Di questo posto. Come accennavi tu, Delia Nuova nasce nel 1878 come Delia Nuova, come paese nuovo per un decreto di re Umberto I. Quindi 100 anni dopo il terremoto. Sì, perché? Perché c'erano prima due villaggi, due comuni separati, comuni a sé. Uno era Pedavoli, e questo posto dove ci troviamo noi adesso, l'altro lo vedremo dopo magari, Paracorio. Questi due paesini millenari, nati qua dopo le incursioni saracene, da una parte Paracorio, grazie ai Bovesi che oltrepassarono le montagne e si installarono in una località detta Le Fabbriche, e l'altra da Taureana risalirono gli abitanti e formarono questo Pedavoli. Già il nome Paracorio dà la sensazione di greco. Sì, è grecanico. Alcuni testi parlano anche di Pericorio, poi ti accennerò se vuoi. Nel metà del Settecento un sacerdote di Bova, nel descrivere la diocesi di Bova, parla di Pericorio, che significherebbe attraverso, villaggio attraverso, stava a significare villaggio attraverso le montagne, perché i Bovesi hanno attraversato la montagna e da questa parte sono venuti a costituire Paracorio. C'era un gemellaggio storico appunto. Senti, con Bova. Di quelle rovine, cos'è rimasto? Di quella civiltà anche, che è scomparsa, sì, completamente. Di Paracorio purtroppo non è rimasto nulla, solo alcuni ruderi proprio in quella località di cui ti parlavo. Ricordiamo che l'epicentro è stato a Seminara, quindi a due passi da qui più o meno. Ma se noi andremo dall'alto vedrai degli anfratti qua, sono nati dopo quel terremoto, perché prima era tutto un pianoro, poi si è tutto aperto. Paracorio è stato completamente, Paracorio è stato completamente distrutto e ricostruito più a monte. Pedavoli è stato parzialmente distrutto, questi sono dei ruderi della vecchia Pedavoli che sono stati poi ricostruiti ancora più a monte, la cittadina di Pedavoli. In pratica questo avvicinamento è stato Pedavoli un po' più su, Paracorio un po' più su, piano piano si sono avvicinati i due comuni e dopo 100 anni hanno deciso, perché erano ormai un unico paese, di riunirsi, hanno fatto la richiesta al re Umberto I che ha accettato. Una conurbazione, proprio questo, così. Nel gennaio del 1878 e la nasce Delia Nuova, quindi ha radici storiche millenarie. Già nel 1050 a Pedavoli c'era qualcuno di Pedavoli che aveva fatto una donazione al vescovo di Oppido, era sempre diocesi di Oppido qua.
quindi risulta già nel 1050 l'esistenza di pedavoli. La cosa che mi meraviglia è che lo spostamento è di 100 anni, quindi sì, la popolazione superstite di quel terremoto che fine ha fatto? Perché una generazione passa. Sì, e la popolazione ha deciso, ti ripeto, per quanto riguarda pedavoli molte cose sono rimaste. Lo capiremo meglio vedendo una fontana, perché c'erano delle fontane a pedavoli che delimitavano il perimetro della cittadina. Ne parleremo là sul posto magari. Ti stavo dicendo, mentre Paracorio completamente distrutto, si è voluto ricostruire un po' più a monte, e all'inizio dell'Ottocento quel paesino ricostruito ha subito anche un incendio nel periodo della dominazione francese. Per cui ancor più a monte è stato ricostruito, tant'è che la chiesa che vedremo, l'altra chiesa, si trova nella parte bassa del paese, perché tutto poi è stato nuovamente ricostruito più su. C'è una conurbazione nata in maniera un po' anomala rispetto agli altri paesini, ma quello che è importante secondo me adesso è che proprio grazie a quel terremoto oggi abbiamo degli nuovi, cioè quel terremoto ha aiutato tantissimo nella nuova geografia qua locale, ma anche per la nascita di questo paese. Grazie Raffaele. Allora, avete capito che sarà un viaggio interessante, ma un viaggio interessante sotto tanti altri punti di vista, nonostante è un paese interno, siamo alle falde dell'Aspromonte, c'è un fermento culturale imponente, come l'orchestra di fiati, il teatro amatoriale, ma c'è anche altra roba succulenta come Torrone e Deliesi, e vedremo anche questi. A dopo. Un'altra caratteristica importante che ritroviamo qui a Deglia Nuova è la pietra verde, che proprio si estrae proprio qui vicino, ed è usuale trovare per esempio in giro per il paese questo tipo di portali che sono appunto fatti in pietra verde, ma di questo parleremo poi con un esperto. Allora, è il momento della pietra verde, un evento prezioso peraltro, no? Almeno in oreficeria. Peppe Carbone, un esperto di pietra verde, ha scritto un libro addirittura su questo materiale. Siamo nel portale più antico. Il portale più antico di Deglia Nuova. Risale, è stato datato intorno al 1600. Raccontaci un po' la storia di questa pietra questa verde. Questo è il Casa Faraone. La pietra verde è una pietra locale che si estrae da una cava che si trova salendo per Carmelia, incontrata a Cotripa, intorno a 900 metri sul livello del mare, ora chiusa, per disposizione del Ministero degli Ambientali, dei Beni Ambientali. Perché fa danni a estrarre? No, perché è stata dichiarata come zona geologicamente instabile. La cava è chiusa la dal 1933. Cava è chiusa nel 1933. Quindi si estrae dall'epoca? Non si estrae più pietra, si trova qualche roccia, diciamo, lungo i torrenti. Queste rocce si trovano lungo i torrenti Petrilli, Duverso e Cirello. Secondo me sono, diciamo, della discarica di blocchi di pietra inservibili per lo scopo di quel tempo, e quindi buttati lungo una scarpata che andavano poi a finire nei fiumi.
lungo i fiumi è possibile trovare ancora dei trovanti di roccia, non diciamo roccia di frammenti, che utilizziamo noi che lavoriamo questa pietra verde per realizzare piccoli oggetti. Quindi si trovano frammenti abbastanza grandi? Abbastanza grandi, sì. Di qualche chilo in sostanza? Per... di qualche quintale. Addirittura, accidente al frammento, quindi si può fare di tutto con quella pietra che è discarica, ricordiamolo. Sì, sì, è discarica. Quindi sì, si può utilizzare? Si può, ma si utilizza l'artigiano, lo scalpellino, l'artista. Non avrà una grande distribuzione, una grande produzione, però, uno che insomma, appassionato lo può fare. Si può realizzare qualcosa. Come dicevamo, questo è, uno, è il portale più antico, risale intorno al 1600, è stato datato. È un portale che presenta una particolare caratteristica, la chiave di volta, che è costituita da quella maschera apotropaica. Ed è forse l'unico portale che ha la maschera apotropaica, la troveremo poi in un balcone anche. Altri portali hanno chiave di volta con visi di donne, eccetera, uso, no? Però utilizzare maschera, le maschere per scacciare in qualche modo il malocchio e i demoni. Esatto. Si può notare che i due archi sono costituiti da frammenti di pietra da conci che non sono simmetrici. Si pensa che sia stato ricostruito, rimesso in loco, dopo che era stato distrutto dal terremoto del 1783, comunque è uno dei portali più antichi. Giuseppe, ci siamo spostati, altro portale, altra maschera, erano due in realtà. Questo è un vecchio municipio? Questo è il municipio di Pedavoli, quindi sicuramente antecedente all'unificazione che c'è stata con Paragorio. È uno dei portali più belli e anche questo antico, si pensa che sia resistito al terremoto del 1783. Vabbè, se era il comune sicuro che era esistito, sì. Perché il portale è fatto molto prima, molto. Almeno 100 anni prima. La chiave di volta è costituita da quel viso di donna, ovvero anche dei rosoni pure fatti. Dei rosoni fatti scalpellenati. Interrotti pure dove c'è il punto di interruzione, vedete? Ecco. Quindi, e quasi nota benissimo quello che dicevo prima, che sono dei portali che non sono cementati. Uno sull'altro. I blocchi sono messi uno sull'altro, livellati, e la chiave di volta è quella che sostiene il tutto. Quindi il centro, la caratteristica della, non solo dell'importanza della chiave di volta come struttura sostenente il portale, sta nel fatto anche che tutte queste chiavi di volta sono tutte lavorate. Grazie. Lo vediamo anche. Grazie. Quello che dispiace è che all'interno c'era una scala, anche quella in pietra verde, che è andata, ahimè, completamente distrutta. Thank you.
Allora, è un girovagare continuo all'interno delle viuzze, anche del piccolo centro storico che in qualche modo è rimasto dopo il terremoto. Qui siamo nei punti, uno dei punti più antichi. Più antichi di Pedavoli, sì, e quindi di Delia Nuova oggi, che è questa fontana, come vedi, in pietra verde. La maschera in pietra verde, apotropaica, poi è stata ristrutturata nel 99, ma quello che è bello è uno dei pezzi, forse il pezzo più antico che è rimasto da quel terremoto. E come leggi anche se scritto in latino, il sindaco di allora, Giovanni Spataro, siamo nel 1768, qualche anno prima del terremoto, ha voluto portare l'acqua in paese, non c'era l'acqua, si andava il fiume, no, per fare tutto. Volendo portare l'acqua in paese, decise di costituire quattro fontane ai quattro angoli della vecchia Pedavoli. Di quelle quattro fontane è stata un'ottima idea allora per il tempo, certo, però non aveva fatto i conti col terremoto. Di quelle quattro fontane, dopo qualche anno, rimane solo questa ed è un segno importante anche dei tempi. Tra l'altro, come vede dalla targa, è stata benedetta poi nello stesso anno dal vescovo di allora, Mandarani. E c'è anche una cosa molto bella, io ti invito a bere, perché dice alla fine: quis quis est, cioè chiunque tu sia, fruere letus, fruisci lietamente, bibbe gratus, bevi grato, e abbi memore, torna qui memore di questa bella giornata che hai trascorso nel nostro bel paese. Credo che ti possa. Ecco, adesso l'acqua devi è buona, bere. Sì. L'acqua è buona, puoi andare tranquillo. Mi viene in mente una frase o una canzone anche di Otello Profazio, che dice: case campa d'acqua, case campa puro d'acqua. Anche, è una cosa buona. Raffaele, da quando ci siamo incontrati che parli costantemente di questo portale. Sì. È qualcosa di mastodontico intanto. Bellissimo. È il più grande portale che abbiamo in pietra verde. Come hai parlato poco fa anche con Pepe, eravate in un altro bel portale, ti accenno solo a quello, perché quello del comune era anche la casa di un tale Francesco Antonio Carbone, passato alla storia come il Cavaliere Nero, perché lui era un capoguardia nero, perché era capoguardia borbonico in quel periodo, ed è stato l'unico a comandare una sommossa pro-borbonica nel 1860 contro i garibaldini che erano appostati qua in Aspromonte. Abbiamo un masaniello anche qua, insomma. Esatto, c'era qualcosa del genere. Ci sono anche degli atti in tribunale che dicono alcune cose, ma credo non sia questo il momento. Perché accenniamolo, è interessante invece. Interessante, ti dico che Vox Populi, ma solo Vox Populi, più questi atti del tribunale dicono che Garibaldi, ma qua la dico e potrei negarlo, non sia stato ferito come tanti libri dicono, ma forse per una rivalsa partita proprio da qua, perché il 15 agosto di quell'anno Garibaldi con i suoi garibaldini entra in Delia Nuova, allora non c'era Pedavoli e Paracorio, c'era la festa a Paracorio e un po' fanno delle sceleratezze in un certo senso. Era in uso. Nel governo, per l'amor di Dio, piemontese a fare ciò. Ci mancherebbe altro. È documentato. Dico quanto è documentato anche, ti ripeto, negli atti di questo tribunale, quando poi hanno fatto il processo al Carbone, è venuto fuori che molti garibaldini hanno dichiarato, e questo è scritto in un libro, hanno dichiarato di aver distrutto la biblioteca là del Carbone e con i fogli dei libri, dei tanti libri presenti in quella biblioteca, hanno avvolto salami, salamini, pancette eccetera che lui teneva e l'hanno saccheggiato. Questo e tante altre cose pare che abbiano mosso un po' i paracoriesi, i deliesi, insomma, del tempo ad una sommossa contro Garibaldi. È anche vero però, e veniamo qua se anche vuoi. Anche vero che la storia l'ha sempre raccontata chi ha vinto. E qua è uno che l'ha vinta la storia, perché questo palazzo, forse il più bello ed è centrale in Delia Nuova, che ha vinto la guerra, ovviamente. Certo. Questo palazzo, ti dicevo, è palazzo noto come Palazzo Soffrè. Soffrè è stato l'ultimo sindaco di Pedavoli, sì, e il figlio, Felice, era cieco, era nato vedente ma da bambino era diventato cieco, è stato anche un famoso poeta locale, ha scritto diversi libri, uno di questi libri Pascoli gli ha fatto anche la prefazione, allora Pascoli insegnava all'Università di Messina, avevano delle conoscenze, gli ha fatto la prefazione. Quello che
anche vero è che il Soffrè era cugino, primo cugino di Francesco Cilea. C'è una leggenda, sì, una cosa molto bella. Questo palazzo devi immaginarlo grande per quanto è tutto isolato, con al centro un chiosco. E qua si riunivano molti intellettuali dell'epoca, tra cui lo stesso Cilea veniva, questo è certo, a trascorrere qualche giorno, qualche mese anche estivo, perché qua si respirava un'aria fresca, come hai visto, acqua anche ottima, eccetera. E pare che qua, questa però ti ripeto è una leggenda di un nostro famoso scrittore, Saverio Scutellà, abbia avuto l'ispirazione a scrivere l'Arlesiana, il terzo atto dell'Arlesiana. Più famosa opera, peraltro, di Cilea. Di Cilea. Vabbè, essere a Delia Nuova la tappa fissa è ovviamente per il Deliese, sua maestà il Deliese. Antonio Carbone, da anni pasticcere. Diciamo che è stata una passione mia questa, diciamo, ho incominciato nel 2002 con la pasticceria, però da prima già facevo una scuola di pasticceria, sono andato in varie pasticcerie. Ho appreso, diciamo. Parliamo del prodotto. Il Deliese è conosciuto ormai in tutta la Calabria, ma non solo, anche fuori. Vengono da tutte le parti ad assaggiare il Deliese. Sì, fortunatamente il Deliese si fa pubblicità da solo, diciamo, perché da quando l'assaggi, diciamo, lascia questo gusto leggero, questo gusto vanigliato. Non è un dolce molto... Spieghiamo intanto cos'è. Il Deliese è un... insomma, posso? Sì, sì, sta sotto di Savoiardo, un pan di Spagna particolare, no? Sì, questo è un pan di Spagna fatto con una montatura leggera. Certo, gusto un po' d'uovo si sente un pochino. Sì, però c'è il procedimento che lo rende leggero, diciamo. Deve essere fatto bene. Non svegliamo la ricetta, è normale, però... Possiamo capire che c'è dentro, in qualche modo, uova sicuro, sì, farina sì, sì, sicuro. Sì. Il latte è un latte di alta qualità, prodotti di alta qualità, diciamo, per renderlo così leggero, diciamo, e lavorato bene. Ecco, perché Deliese colpisce? Perché oltre ad avere questa sofficità, chiamiamolo pure biscotto, perché assomiglia più a un biscotto che a un pan di Spagna, c'è anche una crema pasticcera un po' particolare dentro. Sì, sì, non è una crema pasticcera in gergo tecnico, diciamo, come... Ho visto con la panna, qualcosa... No, non ce n'è neanche panna. Non ci azzecco una. Sono degli ingredienti messi bene uno tra l'altro, diciamo, che lo rendono molto buono. La crema ha poche uova, lo rende meno pesante, più digeribile. Come ti è venuta questa idea? Perché poi è imitato pure, spesso e volentieri viene imitato. Sì, è imitato, purtroppo è imitato male, perché dobbiamo dirlo, c'è l'originale, il Deliese è nato qui, è nato a Delia Nuova molti anni fa, diciamo che si è fatto ben volere, è molto buono. E dal 2002 l'abbiamo riportato qua a Delia Nuova, fortunatamente che abbiamo avuto questo... Andiamo sul procedimento allora. Intanto ovviamente questo va aperto, sì, sì, in sì. Due. Vabbè, è un procedimento un po' lungo, diciamo di un'ora circa più o meno. Dopo la montatura dell'uovo ci sono vari passaggi, che poi va in forno ovviamente, certo, per circa un 30-45 minuti. E anche per la crema il passaggio è molto lungo, perché dopo il raffreddamento c'è la montatura e deve essere fatta a una certa temperatura, cioè non si deve sbagliare. Tu lo firmi pure. Certo. Cioè, certo. Deliese è firmato. Allora, vogliamo farlo uno? Sì, sì. Apriamo questo, ti aiuto io, guarda. Sì, sì. Ecco qua, coltello ce l'hai, tra che levo qualcosa che può dare fastidio. Ecco qua. Si procede all'apertura, sì, del... biscotto, chiamato come volete. Il Savoiardo, un pan di Spagna molto leggero. È un Savoiardo, leggerissimo. Si vede che è leggerissimo, c'è
già dall'aspetto. Poi... E poi con il sacchetto a poche sì, si mette... Si deve fare un sacchetto a poche, sempre a mano, si deve scrivere. Si deve fare la firma. Delicatamente, sì. Ecco. Cosa c'è scritto sopra? Deliese? Deliese, ovviamente. Anche quello è un'arte. Adesso sì, vi facciamo vedere come si fa. È un marchio depositato, ci vengo a dirlo, perché comunque c'è tanto lavoro sopra, tanta passione. La scrittura a cioccolato, giusto fuori? Sì, sì, un cioccolato fondente, un cioccolato... Anche quello puoi sentire che sì. Nel retrogusto, perché si carpisce anche nonostante la bassa quantità che c'è rispetto alla crema sì, che c'è dentro. È una bassa quantità, però è importante anche... Anche quel gusto... Ci deve essere il gusto del cioccolato, lo rende particolare. Poi lo chiederemo ovviamente a chi degusterà, ovvero Antonio. Antonio è pronto per... Sì, sì, sì. Per Antonio è il mio assaggiatore, quello ufficiale. Procediamo alla firma, zoomiamo sulla firma del Deliese. Ovviamente voi la vedrete al contrario, poi la facciamo vedere. Vedete con quale maestria e garbo firma il Deliese, guardate. Tutto con la stessa calligrafia, è come una calligrafia... Di una penna, guardate, eccolo qua, Deliese. Ovviamente poi va l'imbottitura. E certo. E ci mettiamo la crema che tu dicevi. Certo, anche lì l'uso del sacchetto a poche è fondamentale. Il sacchetto a poche si apre. Si mette delicatamente la crema perché è molto delicata. Un paio di passaggi, vedete, è pronto. Si imbottisce. Praticamente una spolverata di zucchero a velo. Sì, anche lei è importante perché dà il tocco vanigliato. E poi si serve ovviamente nel vassoietto con sì. E adesso è il momento fatidico, è il momento dell'assaggio. Antonio con questo dolce non va tanto d'accordo, da quello che so io. Vedremo come sarà il responso. Il momento è topico. Io so che tu Deliese non tanto, però ci sono Deliesi e Deliesi, questo te lo posso assicurare. Mi avevi anche detto in passato che non mangiavi il pesce e poi l'hai mangiato. È vero. Quindi sei ricreduto in tante cose. Ma io a presa radice sto un po' cambiando le mie abitudini alimentari, quindi... Vediamo se... E ripeto, sono ben se ho ragione io anche stavolta. Ben disposto al sacrificio. Poi ho visto la preparazione del maestro pasticcere, non posso non assaggiarlo e non dire che sicuramente... Allora, ci sono pasticcini e pasticcini che si mangiano in maniera diversa. Io prediligo quelli che si mangiano a nuvoccone. No. Mi sporco. Allora facciamo una cosa, ecco, ti aiuto bravo. Anche in questo. Ah, le mani sono pulite, perché ho aiutato anche a prepararlo, gli ho passato proprio prego. Il... Quello lo prendo dopo. Taglio proprio su Delia. La scritta, guarda, la scritta al cioccolato. Sì, guarda, già vi faccio vedere la crema come si viene amalgamata dentro. Poi c'è anche un premio importante, vedi, che hanno ricevuto da un po' di tempo a questa parte. Il Deliese nella Piana, ma in tutta la Calabria e forse anche fuori è nominato, quindi... Ma io non ti ho detto ancora di assaggiare, deve assaggiare. Ma si fa... Lo assaggiare subito? Vabbè, io intanto lo prendo. Ho capito, il calo di zucchero. Lo spuntino ce l'ho. È l'orario. Lo spuntino. Radici, Deliese, vai. Buona appetito. Avevo ragione io, che ci sono Deliesi e Deliesi. Non è fatto per la trasmissione, è fatto per essere mangiato. Complimenti, maestro. Grazie. È leggerissimo. Una crema sì. Leggerissima, sa di vaniglia. Vanigliata. Da domani. Un savoiard, un pasticcino molto, molto leggero. Insomma, buon appetito. Si dice sì. Certo. Da domani ti tocca un vassoio. Tutti i giorni. Deliesi. Per punizione. No! Sì. Sarà un premio, no? Il pan di Spagna è leggerissimo. Sì, sì. No. Si percepisce... È un savoiardo. Infatti non viene neanche imbevuto perché con la crema stesso... È un savoiardo però morbido. Morbido. Va bene, dai! E quello? È che io... Tu dai, mangi tu. Tu mangi tu. Bravo maestro. Ah, chiudiamo, se no levo longo. Thank you.
Eccoci in piazza, il cuore pulsante di questa città, la nuova, Veglia Nuova, perché relativamente nuova. Di fronte troviamo il vecchio agglomerato, cioè di Paracorio. Il nuovo agglomerato. Il nuovo agglomerato di Paracorio, sì. Mentre poi c'è una vista che spazia dappertutto, sì, insomma, intorno alla piazza. Tutta la piana. Da qua si può rivedere tutta la piana, sì. Alle nostre spalle invece il municipio. Il municipio è relativamente recente perché è stato costruito inaugurato nel 1942. Ecco, la pietra verde si intravede in qualunque punto del paese, anche nelle scale che abbiamo appena fatto, ma che vi rifaremo vedere da qui a poco. E c'è una cosa importante che bisogna, perché erano molto pesanti questi blocchi e quindi vengono trasportati con la forza animale. Andremo a vedere adesso. Certamente. Questa è una delle scale più belle che c'è all'aperto. Credo che meriti di essere vista. Come abbiamo anticipato, ecco, questa la pietra verde anche nelle scale e i fori che venivano praticati perché il blocco era così pesante e quindi serviva una trazione animale, no? Certo, che venivano legati in quel tempo e portati su nei punti prestabiliti dove ovviamente servivano. Ripeto, ce ne sono tante di queste scale in giro? All'aperto non più. Non più, no, non più nelle, case, nelle case private ancora ci sono scale anche molto belle. Anche molto monumentali. Direi quasi monumentali, senz'altro. Sì. Come ogni paese, anche Veglia Nuova ha i suoi artigiani. Artigiano da sempre, da quello che ho capito io. Artigiano da un 70 anni quasi. Non, diciamo, non i tuoi 70 anni, tuo papà. Diciamo, io da 2000, dal 97 ho iniziato io, come ho preso l'azienda io, dal 97 l'ho intestata io e poi lui aveva iniziato come data di iscrizione, è iniziato nel 62. Silvio Licastro, vero? Nel 62 Licastro Pasquale. Era tuo papà. Era tu sei mio Silvio. Padre, io sono Silvio Licastro, diciamo dopo ho preso le redini io. Senti, assieme a mio fratello abbiamo iniziato a portare avanti un po' l'azienda sua. A che età hai cominciato tu? Io ho iniziato dopo che mi sono diplomato. Quindi diciamo, da bimbo non venivi alla bottega da papà? Da bimbo non venivi alla bottega da papà? No. Sì. Sì. Llevo mastro. Sì, sì. Per forza, d'estate, finita la scuola, era obbligatorio, corpo di mendetezzi purtroppo, per me veniva il lavoro, era obbligatorio venire qua, pure il pomeriggio, finiti i compiti a lavorare, era sempre, in continuazione. Mi racconti una giornata tipo di papà, come era? Ma le giornate loro erano sempre qua, il lavoro era, il suo pensiero era il lavoro, dalla mattina alla sera, si alzava, veniva qua, iniziava il suo lavoro. La sera saliva su e si metteva carte, disegni, perché gli piaceva molto disegnare, pure quindi faceva i primi disegni. Cioè, e poi si disegnava quello che lui faceva, realizzava. Disegnava dopo quello che doveva realizzare, i progettini tutti fatti a mano. Quanti figli eravate voi? Quattro figli. Tutti e quattro falegnami? No, due falegnami, due sono donne, quindi loro hanno preso. Quindi anche tuo fratello fa il falegname? Sì, sì, sì. Sempre sì, qua? Sì, sì, sì. Gestisce lui quando c'è pure lui quando è libero, che ha tempo libero, perché fa un po' il falegname, un po' si gestisce l'attività. Chi è più bravo dei due? Chi era il cocco di bravo papà? Lui perché lui è più grande di me, io sono il più piccolo, quindi come erede sono il più piccolo io. Lui è più bravo di me perché ha iniziato. Prima lui, poi io avevo iniziato l'attività di geometra, ma l'ho tralasciata e poi sono venuto a lavorare. Hai qua. Hai capito che la tua arte loro è questa. Questi sono gli strumenti di papà, gran questi parte, sono, giusto? Gran parte sono gli strumenti di papà. Andiamo un po' a raccontarli. A me sembrava una zappa, in realtà. Quella mi sembrava una zappa, però quella rifinivano il legname grezzo, lo rifinivano con quella zappetta là. Quindi dobbiamo tenere in mente una sorta di tronco che veniva. Diciamo, i tavoloni segati a mano con questa sega, segavano sia gli alberi che poi li facevano a tavoloni grandi, ma con questa sega,
e poi le rifornivano con le zappette. E poi? Con questa qua. Questa era, tagliavano l'impellicciatura che mettevano sui mobili antichi, quando arrivavano alla fine tagliavano l'impellicciatura. Loro. Andiamo velocemente avanti, tanti strumenti mi piacerebbe. Queste invece insomma. Battevano l'impellicciatura o la rifinivano dopo, quando la incollavano. Ok, la spingevano, pressavano per farla incollare, perché era incollata con la colla di pesce. Ah, all'epoca sì, vero? Questa era colla di pesce, questo era un misuratore. Ah, che misurava? Questo era, dava la misura, una misura, gli davano la misura qua e poi andavano sul pezzo di legno. Ah, per farli tutti uguali? Per farli tutti uguali davano la misura così. Ho capito. Andiamo velocemente avanti. Allora, questo invece? Questi erano attrezzi da rifinitura, diciamo, come tutti questi qua. Erano attrezzi che, se voi vedete, ci sono... Io vedo poco, comunque. Mi fido di quello che mi dici. Ci sono dei pinzoni, si chiamavano, e rifinivano, facevano queste rifiniture qua. Di cesellature. Di cesellature sotto, con questi pinzoni che erano di diversa... Grossezza, diverse forme. Questi col manico? Tutti questi sono scalpelli e sgurbie. Vabbè, gli scalpelli sono quelli più dritti, le sgurbie sono queste più arrotondate, che per riescono a entrare nei punti ondulati, diciamo, no? Punti per più ondulati, per la classica per pialla del falegname. Non queste è falegname senza questa pialla. Questa è la pialla vecchia, questa è quella moderna, più moderna, in ghisa, poi vabbè, per fare le sagome si usavano, diciamo, gli scalpelli più arrotondati qua, piallette arrotondate o sagomati, c'erano pure quelli sagomati. Questo cos'è? Questo è sempre un pialletto a mano di legno, più moderno, diciamo, però serviva sempre per piallare. Senti, e questo banco quanto ha lavorato? Questo ha lavorato tanto, credo che ha lavorato più di 100 anni questo, che perché questo? Mio padre già l'aveva preso da altri falegnami, questi sono in noce, il noce nazionale, era il noce che si trovava nelle nostre zone, che si trovava nelle nostre zone principalmente. C'è un banco d'umastro. Un banco d'umastro era. Poi andiamo a vedere le preziosità, le magnificenze che fate. Qua sono le cose che i lavori... Questa le hai fatte tu? Per mio padre, io... Il lavoro di tuo padre? Di mio padre. Sei capace? Noi siamo passati... Ormai sì, perché dietro a lui abbiamo imparato tantissime cose, quindi il lavoro ormai ce lo siamo... Guarda che bellissimo questo, assolutamente... Meraviglioso. Tutto questo fatto a mano. Tutto fatto a mano, tutto realizzato con diverse legne, diciamo, c'è il mogono, castagno, pitch pine e abete. Ovviamente si denota questo dal colore diverso. Già si denota venatura, colori diversi, di tutto qua. Di questo tipo. Abbastanza, perché è tutto difficile, tutto a mano, tutto realizzato a mano. Non è... Poi ci sono in sequenza quattro tavoli di dimensioni quattro diverse. Quattro tavoli sempre diversi. Anche di lavoro diverso, con legno diverso. Legni diversi, tutto diverso come lavorazione. Però, questa è una radica di castagno. Ecco, non è che solo il piano, ma ci sono anche ovviamente le gambe del tavolo. Tutte le gambe, estremamente lavorate a mano. Abbastanza lavorato, questo è un po' grezzo, diciamo, questo non è verniciato, non è rifinito. E poi questo tavolo io presumo sia abbastanza prezioso. Perché, questo insomma, è abbastanza prezioso. Vedo il lavoro che c'è sotto. Un po' di lavoro sopra. Anche di precisione. Di precisione, di tutto manuale, tutto fatto abbastanza artigianale. Io so che voi avete un grande pregio, aver fatto qualcosa alla provincia di Reggio Calabria. Noi alla provincia nel 2004 abbiamo realizzato la sala provinciale a Piazza d'Italia. Quindi tutta quella sala l'avete fatta tutta voi? Tutta la sala, il lavoro proprio di sala l'abbiamo realizzato tutto noi, abbiamo vinto l'appalto e poi è stato realizzato da noi. Senti, i tuoi figli fanno questo lavoro o no? I miei figli, c'è uno che ha un'idea, però ancora studiano, vediamo come un po', ma è un po' complicato. Non vengono, ancora studiano, quindi non hanno l'idea, non sono stati come noi che subito, già all'elementare noi eravamo qua a lavorare. Senti, come nasce il lavoro? Io presumo che prima della realizzazione prima della realizzazione, un pezzo di carta, no? Prima si parte da un'idea, da una mezza idea, c'è un disegno, c'è quello che si vuole realizzare, si parte con le misure, poi si va a dare una bozzata e poi già il mezzo lavoro è già fatto nella mente. Una volta che si è arrivato al disegno, già si è abbozzato il lavoro mentalmente, quello che bisogna fare, perché ormai uno
a furia di lavorarci. Ovviamente è un lavoro che produce cose preziose come questo tavolo, no? E quanto tempo ci impiega fare una cosa del genere? Ci mette tanto tempo? E questo ci sono più di 2 mesi e mezzo di lavoro sicuro di una persona. E che dire, si vedono tutti? No, perché bisogna lavorarci sopra e tutto si parte pezzo per pezzo, quindi sistemare il tutto, fare le sagome, si parte da una sagoma per essere più precisi, andare a definire le sagome, le cose e per impostare tutto il lavoro. Poi se qualcosa non torna, quando uno mette a vista... Modifica, deve modificare, certo, deve fare le proprie modifiche, le proprie cose. Questa è la sala della provincia che avevamo i disegni che loro hanno realizzato e quello è il lavoro, la foto del lavoro compiuto che poi abbiamo realizzato assieme ad architetti ed ingegneri che erano grazie, hanno progettato. Grazie Silvio, tutto. Buona giornata. Raffaele Corigliano è il gestore di questo ristorante, la vecchia segheria, era un tempo una segheria immagino qui. E specialità prima di tutto? Noi abbiamo cercato di improntare un ristorante che va sul tradizionale, rivisitandolo leggermente, cercando di adattarci più o meno al periodo in cui viviamo, in cui la gente va a cercare l'innovazione abbinata alla tradizione. Cerchiamo di fare principalmente dei piatti a base di terra e di selvaggina, però lavoriamo molto bene anche con prodotti a base di mare e lo stocco, diciamo che è uno dei nostri piatti forti. Anche la fortuna di avere mare e monti vicini in sostanza, no? Assolutamente. Mare non tanto, però il pesce fresco arriva fino a qua. Esatto, esatto. Ad oggi non c'è più quel tabù, sai, vai in montagna e mangi solo ed esclusivamente carne. Oggi ai giorni nostri il pesce arriva fresco tutti i giorni senza alcun tipo di problema. Avete una caratteristica dell'albero racchiuso dentro il ristorante? Quella è una radice di acacia, era nella, diciamo che è nato quasi tutto da quell'albero, in quanto questo è un locale che nasce dall'unione di due amici che erano mio suocero Peppe Strano e Nino Princi, il fratello di un mio grande amico, nonché colui che ha aiutato a creare questo, diciamo, questo ristorante. Senza di lui non sarebbe mai stato potuto, non si sarebbe mai realizzato, diciamo. È nato, capito, tutto da quell'albero. È nato tutto da quell'albero, era un albero, una radice di acacia che era di proprietà della famiglia Princi e il fratello Natale mi racconta che vedeva mio suocero e il fratello Nino seduti a chiacchierare e a vedere un ristorante. Purtroppo per cause non naturali sono venuti a mancare e abbiamo noi realizzato il loro sogno, diciamo. È un sogno che in qualche modo si è avverato. Sì. Io assieme a mia moglie che mi ha aiutato tanto, ha lavorato tanto, abbiamo portato avanti questa bella realtà per Delia Nuova. Chi è il tuo cliente tipo? Chi viene qui? Qua abbiamo una vasta, diciamo, variegato sì, di clientela, dalla famiglia soprattutto ai giovani. Questo volevo arrivare, è un locale per giovani. È un locale per giovani che valorizza sul territorio. Esatto, e noi ne siamo molto fieri in quanto da quando abbiamo aperto i giovani tendenzialmente non vanno fuori, tendono a rimanere qua da noi, si trovano bene e i genitori sono contenti di questa situazione che si sta creando a Delia Nuova. Senti, oggi avete il compito principe del nostro programma perché noi ogni settimana assaggiamo un piatto tipico del luogo. Hai in mente cosa ha preparato lo chef? Oggi vi prepariamo un carré di agnello locale con una salsa di fave, sempre locali, e patate di Carmelia. Grazie Raffaele. Grazie a voi di tutto. Da qui a poco andremo ovviamente a realizzare questa ricetta e poi procederemo all'assaggio. Antonio già aspetta. Francesco è lo chef della vecchia segheria, Francesco Lucisano, giusto? Sì.
Che piatto facciamo? Abbiamo già annunciato l'agnello, era, se non sbaglio. Sì, oggi facciamo un agnello nostrano locale, con delle patate di Carmelia, che è la nostra montagna, delle cipolle locali, del fave fresco locale già spollentato. Stiamo elencando gli ingredienti, sì, a quanto pare. Delle perle dell'aceto, un'emulsione di miele. Molto semplice. Miele dentro? Sì. Interessante, non è mai tutta, vista una cosa tutta roba, genere. Diciamo, tutti ingredienti locali nostrani di qua. Piatto facile o no? Semplicissimo. Tempo di cottura? 8 minuti. Velocissimo pure. Sì. Andiamo col procedimento. Sì. Olio extravergine dentro? Sì. Allora, mettiamo. Ancora no, sì, olio. Prima. Un goccino di olio. Olio extravergine. Mettiamo dentro. Io già tutto già organizzato. Mettiamo un po' di sale. Sale sull'agnello? Sì, sì. Da soffriggere? Solo fare un, come si dice, una lenta. Solo solato? Perché lo lasciamo un pochettino medio. Quindi cottura nell'altra media. Padella facciamo. L'altra padella invece? Facciamo il fave tostato con l'aglio. Fave tostato con l'aglio? Sì. E le cipolle e le patate. Cioè, si mette la padella senza niente, ci vuole l'olio? Sì. Olio e uno spicchio di aglio, che dopo togliamo per non dar fastidio, sì, alla gente magari, sì, che l'aglio un pochettino. Queste le lasciamo cucinare da una parte e dall'altra. Si può fare anche alla griglia o direttamente al forno, però io preferisco farlo in padella. Mi prendi un po' di rosmarino, per favore. Anche il rosmarino, quindi ci va dentro. Sì. Sta rosolando intanto l'agnello. Sì. Abbiamo rosolato l'aglio, è stato levato. Adesso mettiamo le patate. Patate fritte, che sono patate spromontane tostate con aglio e rosmarino. Quindi anche un po' di rosmarino per l'odore nelle patate. E il nostro fave. Adesso il fave, anche questo è interessante, mai visto prima. Fave insieme alle patate. Il fave è stato prima sbollentato, hai detto? Sì, per non far perdere la croccantezza e togliere, sì, il... Tanto giriamo l'agnello che è quasi pronto da un lato. Non è un po' troppo spesso l'agnello, sbaglio, va quella misura. Non ho capito. L'agnello va di quella misura oppure, sì, più sottile? Sono delle costatine di lombatina d'agnello. Patate e fave insieme, ricordiamo, col rosmarino, un po' d'olio, c'era l'aglio ed è stato levato. Sì. Un attimo solo, vediamo il nostro. Diciamo pure cosa stiamo facendo. Diciamo, ah, ecco, questa è per la forma. Sì. Quindi immagino che ci sarà al centro del piatto qualcosa che deve essere modellato. E questo è pronto così. Ed è già pronto. Sì. Quindi, velocissimo, avete visto? Rapido assolutamente, ancora l'agnello, anche dei lati, va abbrustolito. Sì. Ecco, per avere quel tocco di fumo, no? Si deve, sì, sentire un po'. Diamo giusto due minutini. Due minuti ancora, quindi dobbiamo che attendere. Porta la cottura e intanto... Cosa prepariamo? Il piatto per la portata? Sì. Allora, qui è dove andiamo a mettere... Sarà felicissimo anche Antonio di vedere le un patate. Piatto guarnito così bene. Ecco, patate. Mi dai un cucchiaio, gentilmente? Patate e fave. Anche questa è un'arte, ricordiamolo. Cerchiamo sempre di riuscire a guarnire un piatto il nostro meglio. E lui ha formato praticamente una base tutta di patate. Sì. Stiamo mettendo le patate sotto, aromatizzate all'ormarino e alle erbe locali. Ho visto, no? Una leggera crosticina, no? Come se... Leggero, leggero. Adesso le fave. È il momento delle fave, di sopra. Che abbinamento strano però, no? Con agnello e fave, mai sentito. Però essendo prodotti, insomma, della zona. Sì, diciamo che sono prodotti locali che poi noi chef ovviamente ci abbiamo... si fa una certa stagione quando c'è il fave fresco. Sì. Quindi questo è il periodo giusto. Vanno, sì, pressati, vedete, se... per far diventare una sorta di forma rotonda come quella che è stata messa. Per dare un pochettino di gusto al piatto. Ancora una piccola pressione semplice, semplice, con
Il cucchiaio intanto sta cucinando l'agnello, ricordiamolo. Sì. Mancano pochissimi minuti. Non è un piatto difficile. No. Ecco la forma che ha preso, ovviamente la rotondità. La cipolla di Tropea non manca mai. Cipolla rossa. Ha molta cura nel guarnire tu, eh? Diciamo. Vedo che... Non sono bravissimo, però mi piace cimentarmi. Non... Intanto ecco, vedo qua. Tanto fumo. Il nostro agnello, l'agnello è pronto. Ancora qualche istante, mi pare ben rosolato. Sì. L'agnello ha bisogno di essere messo a mollo in qualcosa, no? Vino, no? Niente? Normalmente no, anche se per certi piatti diciamo va marinato con il vino, con... Che so, ha un odore particolare, sì, no? L'agnello. All'oro si può marinare. Diciamo che per usarlo a casa bisogna metterlo in acqua, per acqua corrente, per far togliere l'odore di selvatico che c'ha. A quello volevo alludere io. Sì. Però altrimenti è bello, come si dice, tenere l'odore dall'agnello, sapendo che si mangia una buona porzione di carne d'agnello. Allora, iniziamo a porzionare questa. Tanto siamo quasi pronti, eh? Qualche attimo di pazienza ancora. Manca il terzo pezzo che sta per arrivare. Mettiamo due? Facciamo con due, sì. Ne mettiamo due. Allora, mettiamo delle... Cos'è quello? Queste sono caviale all'aceto balsamico. Ah. Diciamo per spezzare il gusto. L'uovo tra di Storioni. No, è caviale che facciamo noi con l'aceto balsamico. Ma per caviale è fatto di che cosa? Di aceto balsamico. Ah, l'aceto si trasforma in caviale? Sì, non è uovo di pesce noi, quello? No. Lo facciamo noi con l'aceto balsamico. Questo è miele? Sì, un goccino di miele, un pizzico di sale e il nostro olio. Insomma, ci siamo. Questo è un secondo piatto. Pepe nero? Sì. Anche una spolverata di pepe nero. Sempre grattata al momento. Come si chiama questo piatto? Agnello con fave aromatizzate e le patate croccanti. Riuscirà a conquistare il palato di Antonio? Lo vedremo subito. Ecco il momento dell'assaggio. Allora, stavolta ti ho accontentato. Tu con il pesce non vai tanto d'accordo, allora ho pensato carne. Sì. Nello specifico, agnello? Cioè, è una congiura questa. Comunque. Perché? Non ti piace l'agnello? Mi sacrifico. Capitavo. Proprio giusto agnello, va bene. Agnello, fave, patate. Patate, vedo. E c'è anche un ingrediente particolare, vediamo se tu riesci a carpirlo. Un ingrediente particolare. Nel frattempo ti faccio versare del Ciro, ho scelto io per te. Ok. Ciro rosso. Ciro. Va benissimo. Con l'agnello si accosta perfettamente. Va bene. Prego. Prego, si dice. Vediamo se scopre che dare. Buon appetito. Con astratte mangiare. È vero. Morbida. Morbida. Già un vantaggio. È qualcosa che è stato messo sopra. E cosa c'è? Miele. Ha beccato pure il miele. Miele? Palato fino, direi io. Com'è? Assaggiamo prima patate col fave. Aspetta, aspetta. Sì, una cosa. Fino a domani andremo tempo, non è un problema. Va bene, le fave. Buone, eh? L'agnello, ma l'agnello è pure buono. Non lo so, aspetta. Ma non l'hai assaggiato? Era poco. Ma tu mangi tutto? Tu la sattia? Complimenti allo chef. Sì. Non ci resta che dire? Buon appetito. Da? Radici. E dalla vecchia? Dalla vecchia fattoria. Io, segheria. Quale fattoria? Ah, non sbagliai. A torto. No, noi vendiamo.
Chuck 2 è inebriato dal vino che non ha assaggiato. Vabbè, io intanto siamo. Continuo qua. No, dobbiamo rifare il finale, che continui. Okay. Buon appetito da la vecchia. Allora, buon appetito dalla vecchia. Dalla vecchia segheria. Ah, no, oh. io non c'entra niente. Non c'entra niente. No, no, quella è una vecchia canzone. Comunque, assaggiamo il vino. L'arrosto merita. Rosso di Cirò, mi pare che. Cirò, prossima puntata, giorno. Tra un po' di giorni, tra un po' di giorni, vai. Salute e radici, salute. Raffaele, rieccomi. Hai fatto un bel giro. Ho fatto un bel giro e ci siamo anche rifocillati, è il caso di dire. Sì, ci voleva. Allora, una delle due chiese che visiteremo sì. oggi, questa è intitolata? All'Assunta, Maria Santissima Assunta. È una chiesa, così come la vedi, imponente, relativamente è imponente, come chiesa non cattedrale, la seconda più grande della nostra diocesi, come chiesa non cattedrale. È stata ricostruita qua dove vede, inaugurata nel 1933. Prima si trovava su questo sagrato, era un po' più piccola, poi un altro terremoto, qua viviamo di terremoti, quello del 1894, sì. l'ha un po' fatto crollare, ha curato la cupola, e cioè, hanno pensato i nostri padri di ricostruirla qua, come la vedi, così imponente, con un... molti artigiani locali ci hanno lavorato. Tutte le famiglie, tutte le donne la mattina scendevano al fiume, raccoglievano le pietre, le portavano e la manovalanza locale piano piano l'ha costruita. Ascolta, tanti della, anni. Della vecchia chiesa si è salvato qualcosa, immagino, della sarà dentro. Sì, della vecchia chiesa, quella che era qua, si è salvato tutto. C'è qualcosa anche della chiesa che era prima nella vecchia paracorio che poi ti faccio vedere. Allora andiamo dentro. Ok. Raffaele, partiamo da uno dei pezzi più pregiati che c'è sì. all'interno della chiesa. Questa è una statua dell'Immacolata in marmo e risale più o meno al periodo del Cinquecento. Una delle poche cose che si è salvata da quel fatidico terremoto è che i nostri padri dalla vecchia paracorio hanno portato qua, sistemato qua. Nella chiesa ti faccio vedere altre cose molto interessanti di quel quello periodo. Che è quell'altare immenso sì, che c'è alla fine. Sì, sicuramente, quello è tutto in marmo con un dipinto bellissimo che poi lo vediamo da vicino, anche quello è datato fine Settecento, perché l'autore, un certo Saverio Francesco Mergolo, di
Vibbo, allora Monteleone, è morto nel 1786, quindi verosimilmente il periodo è quello. Un po' prima del terremoto. Sì, sì, sì. Poi c'è qualcosa sempre inerente alla vecchia chiesa e poi ci sono molti dipinti anche un po' più recenti e sculture, molte sono opera di un artista di Liese che è vissuto tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, tale Raffaelangelo Musitano, che ha fatto molte di queste sculture. E poi all'inizio del Novecento pare sia andato in Brasile, di lui non si sa. Allora facciamo così, Raffaele, per sintetizzare un po' il tempo, sì? Andiamo direttamente all'altare centrale, okay, e da lì lanciamo tutte le altre opere che ci sono all'interno. Come vuoi. È così grande, così immensa questa chiesa che noi sembriamo davvero piccoli piccoli. Allora, questo è l'altare di cui parlavamo prima. Sì, è un altare in marmo, come si può, policromo. Ricostruito qua, come ti dicevo, agli inizi del Novecento, dove è stato collocato questo dipinto di Francesco Saverio Mergolo. Mergolo era uno dei cosiddetti copiatori di Monteleone, oggi Vibbo. Era una scuola di artisti validissimi, come si può vedere, che copiavano pezzi di altri dipinti. E qua abbiamo due tipi di dipinti diversi che lui ha messo insieme e ha creato questa ascensione. Allora, ai lati ci sono altri due altari che poi richiamano le confraternite che hanno vissuto qui, quello di San Giuseppe e quello del Sacro Cuore. Esatto. Quindi facciamo anche vedere questi due altari che sono praticamente stesso stile in sostanza, no? Esatto. E poi l'occhio arriva in due punti dove c'è qualcosa che è rimasto dell'antica chiesa. Dell'antica chiesa di Paracorio. Sì, sono un vecchio putto che apparteneva probabilmente alla vecchia scultura della Madonna Assunta. Anche quello che è quello, pietra verde. Sì, quello è pietra verde. E questa è in pietra serena. È una lapide in cui si parla dell'inaugurazione, quando c'è stata a Paracorio, della vecchia chiesa dedicata all'Assunta nel 1735 da parte del vescovo di allora. E queste sono le poche cose, insieme alla statua che ti ho fatto vedere, il quadro, che rimangono della vecchia Paracorio. Allora, cosa potete vedere all'interno della chiesa? Tante opere di scuola serrese e tanto altro che adesso non vi facciamo vedere. Giuseppe Carbone, allora, oltre a ricercare la pietra, perché hai scritto tanto sulla pietra verde, vedo che anche la modelli, nel senso che ci lavori sopra. Ci lavoro, è un tipo di lavoro che a me piace tantissimo farlo, anche perché è una pietra viva, questa qua, lo si vede anche dalle opere che ci sono all'interno del comune. Ecco, soggetti diversi. Sono soggetti diversi, sì, perché è una pietra che si presta benissimo ad essere incisa, data la sua relativa durezza. Poca durezza, ed è un tipo di lavoro particolare, diverso dal tutto tondo, che forse io non... Insomma, se ho ben capito, scalpello e martello. Scalpello, ecco, uso sono qua. Scalpellini, martello, incisori, tavolo. Mascherina che manca. Ho saputo che anche una tua opera è al Museo Diocesano di Oppito. Deve essere, deve essere consegnata esposta, e quale sarà? Sarà dall'altra parte, andremo a vedere da qui a poco.
Ho visto che è un volto del Cristo, assolutamente di grande prestigio, ancora è tantissimo altro. E io lascio ai telespettatori ammirare queste opere d'arte incise su pietra verde. Raffaele, sì. Una gran camminata, ho ammirato pure la fontana che viene addirittura dalle fonderie di Mongiana. Di Mongiana, sì, è in ferro battuto, è fantastica. Non solo fabbrica d'armi, anche queste cose qua. No, certo, molto bella. Posta in un luogo anche simbolo per noi, se vogliamo, se hai visto c'è tutta un anfratto sotto, perché da là continuava la vecchia Pedavoli, come ti dicevo prima, e quello è crollato tutto. E poi è stato il paese costruito da qua in su ed è rimasta intatta, non intatta, la chiesa era pure crollata, ma è stata ricostruita sulle stesse fondamenta, quindi contrariamente all'altra questa è una chiesa che ancora ha le sue radici nella vecchia Pedavoli. Questa è intitolata? È intitolata alla Madonna delle Grazie, il patrono però è San Nicola, ma la chiesa è intitolata la Madonna delle Grazie. Quindi immagino tanti Nicola qua dentro. Molti sul circondario, sì, sì. Ho notato. La cosa bella, perdonami, prego. Sono già i tre portali di questa chiesa che, come vedi, sono tutti costruiti con quella famosa pietra verde di cui abbiamo già parlato. E anche la scalinata. C'è dappertutto, insomma. Era tutto qua vicino. Si faceva con la pietra verde. Anche a livello pure economico, non era conveniente, essendo molto. Qui. Era del luogo. Anche una pietra abbastanza resistente, nonostante. Sì. Questo è almeno 250 anni che è qua, 230 anni. Andiamo all'interno della chiesa. Andiamo dall'ingresso centrale. Eccoci all'interno e subito la vista non può che andare sull'altare centrale, dove dentro c'è un'opera d'arte importante. Un'opera d'arte importante, riconosciuta come Scuola del Gaggini, anche questa, è in marmo, è la vecchia Madonna delle Grazie che si venera tuttora in questa parrocchia, in questa chiesa. Da là, da quel lato c'è la nuova, quella che viene portata e venerata e portata in processione. Allora, intanto questo pulpito invece è più antico. Questo è antico, sì, rispetto alla Madonna, sì, è dell'Ottocento ed è autore di artisti locali. È stato visto da... È più antico rispetto all'altare, sì, giusto? Sì, sì, sicuro, sì. L'altare è in legno originale, come vede anche il tetto è stato fatto un cassonetto in legno, completamente in legno. Poi devo dire che è decorata con degli stucchi davvero bellissimi, belli. Sono, sì, sono ben fatti. Anche l'organo non funziona purtroppo più, però anche quello è abbastanza datato, 800. Allora, andiamo direttamente sulla Madonna delle Grazie, poi andiamo con ordine in questo. Vediamo, sì, che si ripiazzi in qualche modo la telecamera a nostro favore. Ecco la Madonna che delle Grazie attribuita al Gaggini, e devo dire che è una stato di conservazione pessimo, il caso di dirlo. Non ha subito alcun intervento, almeno da quello che si vede. Sì, ultimamente è stato un po', però sicuramente va fatto un lavoro molto più in grande. Ecco, ha bisogno, come merita. Come ecco, merita è una come statua merita. Che merita l'assoluta attenzione della sovrintendenza, perché insomma, sì, ha bisogno di cure particolari, perché sennò si rischia, sì, di perderla. Come tante altre cose che ci sono nel nostro paese, meriterebbero un'altra visibilità. C'è altro da dire su questa chiesa? Come ti accennavo anche nell'altra, ci sono molte opere di artisti locali. Sì, parlavo già dell'organo che è di vecchia data, ottocentesco, purtroppo non funziona più e là siamo allo stesso livello. Dicevo, molte opere di artisti locali, anche qua molto rappresentato quel Raffaellangelo Musitano di Paracorio che ha operato nei dintorni con le sculture e dipinti. L'altare in legno, sì, poi nella parte anteriore con Don Bruno Cocolo, che è morto qualche anno fa, ha voluto che un artista locale, che adesso conosceremo,
facesse quest'opera, questo bassorilievo grande, dove sono rappresentati tutti gli elementi della chiesa locale, il Cristo al centro, la Madonna Assunta e San Nicola dall'altro, che sono i patroni di Pedavoli e Paracorio, San Francesco di Paola, dall'altra parte Sant'Elia, molto venerato qua, San Raffaele Arcangelo, che abbiamo visto nell'altra chiesa, e San Gaetano Catanoso, che è l'ultimo dei nostri santi. L'autore, l'artista che ha fatto quest'opera, così come Lambone qua che vedete, e che ha restaurato anche il pulpito, è Mimmo Papalia, che lavora benissimo anche la pietra verde. Adesso andiamo a fargli visita. Prima di Don Bruno, qui c'è stato un altro sacerdote, Don Bruno l'ha avvicendato in sostanza. Sì, l'ha avvicendato. È cominciato un cammino importante pure. Sì, Don Vincenzi, carissimo Don Vincenzi, è stato per 50 anni parroco in questa parrocchia, questo può essere un pregio, ma il suo pregio principale, tra i tanti che ha avuto, vi assicuro, è stata una figura di un santo, se vogliamo. Don Vincenzo ha avuto questo pregio, noi lo consideriamo un po' l'angelo del cammino in Calabria, perché? Perché il cammino neocatecumenale che è nato qui, in Calabria è nato qui, sì. Che Carguegli è venuto per la prima volta nel 71 a portare l'annuncio in un salone che abbiamo qua vicino, appartenente alla parrocchia, e da là è partita poi l'evangelizzazione di tipo neocatecumenale per tutta la Calabria, che questo credo sia un pregio che va ricordato di Delia Nuova, se vuoi, ma di Don Vincenzo in particolare. Io ci tengo particolarmente alla sua figura, così come ci tengo a ringraziare l'attuale parroco, non solo perché è mio cugino, perché ci ha dato questa possibilità anche di visitare le due chiese. Lui oggi aveva una riunione, non è potuto essere qua, si scusa, però ecco, credo che sia importante anche da parte mia e vostra, se vuoi, ringraziare anche lui, ci ha dato questa possibilità. Allora, noi oggi col meteo non siamo stati tanto fortunati, pioggia e poi sole, finalmente adesso è un po' uscito, ma il tempo è denaro, come suol dire, dobbiamo andare a vedere questo cultore. Andiamo. Ne abbiamo accennato prima in chiesa Mimmo Papalia, scultore, giusto? Sì. Hai fatto quel bassorilievo che è in chiesa. Sì. Quindi sono, siamo stati richiamati da quello. Per venire è un altro rilievo che ho fatto nel 2011, dove insieme a Don Bruno abbiamo pensato di rappresentare l'unione dei due paesi. Sì, ce l'ha spiegato un po' Raffaele. Raffaele prima. Invece adesso che stai questo facendo? Stavo preparando, questa è la pietra verde. Siccome ne abbiamo parlato tanto oggi. Siccome io sto trattando un tema sui volti, sull'uomo che si trasforma, e sto creando sculture con due volti, con tre volti, con quattro volti. Questa è una scultura che sto assemblando con tre volti. Poi va assemblata. Viene assemblata una, due, tre. Qui sto pensando di fare l'uomo che si sale di gradini, sale con l'emancipazione, anche sulla donna, sto trattando il tema della donna, con l'emancipazione della donna e con l'uomo che sta cercando di... vedo l'uomo come si trasforma, vedo l'uomo come... Non dimostra mai quello che... Gli artisti hanno. Poi vi faccio vedere delle sculture sopra. Ascoltami, come... è difficile scolpire la pietra così. Alcuni pensano che la pietra è morbida, che si taglia, invece è come... questa pietra verde è come il travertino più o meno. La lavorazione del marmo, il travertino, non è molto dura, però questa, quando viene così asciutta, che non è, se uno la seppellisce si immorbidisce, quando uno la prende dalla cava, quando va fuori si asciuga e diventa dura, durissima, dura abbastanza, che io ho creato anche i gioielli in pietra verde, ho fatto molti amuleti di pietra verde, perché per noi abbiamo tre tipi di pietra verde, non uno. Sono tre tipi, che c'è uno che mi permette di lavorare i piccoli pezzi, che non si spezza, che noi in gergo calabrese la chiamiamo vitrigna, che è come un vetro, che non si spezza. Poi c'è questa che si lavora, avete visto tanti portali, tante cose. Infatti, quindi io la lavoro con gli scalpelli, con questi qua, prendo questi a mano. Riusciamo a vederti un attimo all'ora. Io questo è già un pochino più levigato. Questo sono tutte e tre che sto cercando di io mi metto
aspetta, ci vuole armato di santa pazienza e tanta pazienza. Tanta pazienza, io gli faccio. Questo che stai facendo adesso? Sono parte del volto. Volti strani, non sono volti raffigurati come la vedo nella mia immagine. Figure umane. Figure umane. Che può rappresentare l'uomo o la donna in genere, non è. Anche questo neutro. Sì, neutro. L'uomo che si trasforma, l'uomo che. E attraverso. Senti, un incidente di percorso, che so, stavi facendo qualcosa e a un certo punto sei spezzato, succede? Subito, un altro volto. Un altro volto, stavo facendo questo, una linea si è spaccata e si è partito l'occhio. E quindi non c'è modo di ripararlo più. Con la pietra non è la vigilla che io inserisco, l'ho messa da. Era già finita, era già quasi, c'era un'altra che girava qua. Però potrebbe essere un pezzo prezioso come incompiuto. Ecco, e l'ho lasciata apposta, perché questo qua poi l'inserisco qua, la curo di nuovo. E la metto. Oppure utilizzare solo una seconda, solo una faccia. Succedono queste cose. Succedono spesso. Io gli faccio spesso le. L'altra volta anche gli faccio le fiamme ai carabinieri, vengono spesso. L'altra volta ho rotto 3-4, vedi? Succede. Trovo, mentre che la lavoro, questa era una fiamma, vedi, io ho fatto le mascherine. Trovato una linea. Basta, l'ha buttata. Non è l'argilla. Dove recuperi la materia prima? Vai a prendere tu direttamente. E allora, qua da noi c'è il filone a Cotroba della pietra. Sì. Voi pensate che questo, io non lo dico io, abbiamo portato a Crisci, l'ha spiegato, questo magma di pietra verde sta aumentando ogni 10 anni un centimetro, quindi spinge alle spalle della cava. E salendo per Carmelia si creano sempre delle frane e scendono dei prezzi, dei blocchi. E io tanti li ho presi, questi qua li ho presi là. Insomma. Scendendo al fiume. Questo è il lato delle spalle della cava dove c'era, che poi non era una cava sola, c'erano tanti punti che veniva estratta questa pietra. Quando facendo questo frana, scendono verso giù al fiume di lato salendo per Carmelia. Quindi sul fiume ci sono delle pietre verdi, ci sono pietre. Insomma, sono libere. Sono libere. E poi c'è una cosa. Una domanda che mi sorge proprio spontanea. Siccome poi si vedono verde, come diventa verde? E allora, attraverso la carta vetrata che uno rilievica, attraverso la lucidatura, io prendo da 0 a 1000, cambio la tonalità del colore. Quindi quando ho creato il gioiello in pietra verde, l'ho chiamato le vibrazioni, perché attraverso le mani che uno lucida con l'acqua o mette un po' di acido, posso cambiare la tonalità come voglio. Ascolta, sono curioso di vedere le tue opere. Andiamo sopra. Abbiamo un po' colto stai preparando qualcosa di importante. Sì, dei disegni che devo realizzare come affresco in una zona di Cosenza. Quelli sono lavori che ho preparato, un altro rilievo della Madonna di Polsi, ho fatto 3 che mi servono perché devo presentare, e questo è un restauro che sto facendo anche su. Quindi una. Fa anche il restauratore, sì, in sostanza. Il restauro che sto facendo. Che dirti, Mimmo, grazie per essere stato in puntata con noi. Grazie a voi. Buona fortuna. Grazie. Dal 1957, quando la banda contava 60 strumentisti e si sciolse, cominciò a perdersi la memoria di questo gruppo che aveva portato in varie parti del meridione d'Italia il nome di Delia Nuova. È stata l'idea geniale del dottore Peppe Scerra, farmacista del luogo, nel 2001 a presentare alla cittadina l'orchestra di fiati di Delia Nuova, composta da circa 80 giovani strumentisti. Nuova orchestra che mette subito successi nella Calabria e in varie parti della penisola, tanto da essere diretta dal maestro Riccardo Muti al Festival di Ravenna nel 2008.
Una nota va anche al primo gruppo bandistico di Delia Nuova, composto da pochi elementi, nato nei primi del 1900 e diretto dal maestro Don Salvatore. Poi, nel 1920, con la nuova direzione del maestro Nicola Spadaro, la banda si allargò a 45 musicanti e girò tutta la Calabria. Nel periodo bellico si fermò e riprese l'attività nel 1947, sotto la direzione del maestro Vittorio Capizzano, che la portò ad essere una delle migliori bande calabresi. Nel 1952, con il nuovo maestro Domenico Perri, la banda composta da 60 elementi girò in Campania e Sicilia. Nel 1957, come detto, la banda si sciolse. Raffaele Leuzzi, anche il vicepresidente dell'associazione Nicola Spadaro, si occupa ovviamente di musica. Siamo all'interno del museo, avete allestito anche un museo in questo istituto. Raccontiamolo un po'. Raccontiamolo un po', così abbiamo voluto fare da corollario a questa struttura, che mi permetto di ricordarlo, è stata voluta dal compianto dottore Scerra e dal senatore De Sena, anche lui compianto. Insieme hanno voluto fare questa struttura per la nostra orchestra, che allo stesso Scerra è dedicato. Voglio portare anche i saluti di Franco Palumbo, che il presidente oggi non c'è, e di Gaetano Pisano, che è il maestro che dirige questi ragazzi. In questo contesto abbiamo voluto creare un po' un museo, perché ancora, come vedete, è un po' in erba, ma ci sono cose interessanti. Alcune fisarmoniche, una delle quali è appartenuta allo stesso dottore Scerra, che è qua. Poi qua un angolino dedicato al binomio. Ci abbiamo parlato stamattina. Sì, abbiamo parlato stamattina, Cilea Soffrè. Il Cilea comunque del Soffrè, che era suo cugino, ha musicato 4 poesie. Qua abbiamo qualche spartito. Qua c'è un armonium che era appartenuto alla Scuola Cantorum di Lubrichi, che è un paesino qua vicino, e che era stato suonato dai fratelli Scerra, che la vediamo, che, ti ripeto, sono praticamente l'anima portante, la sono stati la storia di questa, della musica locale. E a proposito di musica locale, qua abbiamo un angolo che abbiamo dedicato a Ricciotto Scutellà. Ricordiamo, una carissima aveva persona, problemi questo... e aveva problemi, era un sordomuto, ma... Nonostante questo, lui non si è mai tirato indietro, anzi, ha fatto, come vedete, delle opere bellissime, anche di mobilia, ma era famosissimo ed è famoso nell'ambito della musica locale proprio perché produceva violini, chitarre. Questa è una forma, giusto? Quelle sono delle forme di violino, perfetto, queste sono forme di mandolino. Queste sono alcune foto che abbiamo messo, questo è uno dei primi strumenti che lui ha creato. Se una cetra, cos'è? Una specie di cetra, perfetto, una chitarra. La cosa bella è che lui, oltre a fare questo, aveva un'acustica che sono ricercatissime tuttora, lui non c'è più, e però riusciva ad accordare le corde della chitarra al solo tatto, era una cosa impressionante. Una sorta di genio. Questa è un po' una rappresentazione di Michele Faraone, che rappresenta quel palazzo Soffrè che abbiamo visto prima. Dove con tanto di portale, pietra verde, poi andiamo fiati, non a caso, siamo nel posto giusto. Siamo nell'orchestra di fiati, questi sono fiati della vecchia banda di Delia Nuova e anche qualcosa che è stato trovato in zona, qualcuno di vecchi, come vedi i bandisti, c'è una foto del compianto anche lui Pasqualino Sutellà, che hanno donato il flauto che lui suonava nell'orchestra, nella vecchia orchestra, vedete i vecchi timpani, appartenuti alla banda, suonati dal Dito, famoso Dito. E mi pare che un museo in embrione, però in embrione, già abbastanza attrezzato. Sì. Grazie Raffaele. Beh, quando si parla di Delia Nuova non si può non parlare del torrone, il torrone Scutellà. Giovanni, vero? Sì, io sono Giovanni Scutellà. Giovanni è... Torrone da una vita, insomma. Sì, Torrone da una vita nasce in pratica con il nonno che ha iniziato quest'arte nel 1930. Noi abbiamo la prima licenza nostra è del 1927 come caffè bottiglieria che era diciamo stata creata dal bisnonno, dal padre di Rocco Scutellà Senior. Il nonno nel 1930 ha iniziato a sfornare i primi dolci in un laboratorio in Piazza Assunta, non era questa la sede che abbiamo adesso, prima era in Piazza Assunta. E quindi da lì è nata l'idea di sempre più importante di fare la pasticceria a tutti i livelli e soprattutto questo torrone, questo croccante di pura mandorla che
semplicissimo. Allora, noi abbiamo un triangolo importante per il torrone che passa da Bagnara, da Voria Nuova, ovviamente anche Deia Nuova adesso, adesso da sempre credo, ha un nome importante, no? È un marchio a sé, un marchio forte. Sì, è un marchio a sé, un torrone che non è un torrone classico, è un croccante di pura mandorla, semplicissimo come ingredienti, perché è composto solo da mandorle, zucchero e miele. E quindi il torrone classico nostro è questo qui, quello per cui siamo conosciuti e abbastanza rinomati in Italia e anche fuori dall'Italia. Anche all'estero. Anche all'estero, con questo tipo di croccante di mandorla che è semplicissimo, però è sempre in divenire nel modo di essere trattato, con ingredienti di prima qualità assolutamente. La scelta delle mandorle, andiamo anche nelle piantagioni a vedere il tipo di mandorleto che fa per noi e per i nostri fabbisogni, e scegliamo appunto materie prime di prima qualità. Questo è il primo ingrediente. Poi bisogna saperle trattare in un determinato modo, e questa è la storia della nostra azienda. Comincia la storia della pasticceria, insomma. Comincia la storia della pasticceria con questo croccante che è, diciamo, il nostro fiore all'occhiello. Abbiamo croccante anche... però voi fate anche innovazione, tanti altri assolutamente gusti. Sì, noi oltre al croccante e 3-4 tipi di torrone che facevamo negli anni, negli ultimi anni abbiamo fatto anche tanta innovazione con un torrone al bergamotto per diciamo esaltare le materie prime del nostro territorio, con un torrone che è parecchio apprezzato di gianduia, nocciole, ricoperto con un cioccolato al latte puro, e poi oltre a quello facciamo altra produzione sia tradizionale sia innovativa. Questo diciamo è quello che riunisce il passato al presente e al futuro. Cioè, allora, no, volevo chiuderla qui perché i torroni non sono tutti uguali. La differenza la fanno sempre le materie prime, oltre che l'idea e la manodopera. Momento atteso, dopo il pranzo, insomma, può essere sempre il calo di zuccheri con questo camminare e peregrinare per Deia Nuova. È il momento dell'assaggio. Non che ti dispiace, non siete attenti all'assaggio. Perché mi deve dispiacere? Ma questo lo lasciamo qui. Ah no, quello no? Apro io? Va benissimo. Torrone Scutellà, lo conosci? Lo conosco, come no? Ah, sì, ci sei già stato? Sono venuto anche a comprarlo, sì. Mi sa che dovresti farlo tu. Una vecchia bottega, se posso dire bottega, un negozio storico, sia per Deia Nuova che per la Calabria. So che questi torroni vanno anche in America. Sai tutto, sei preparato? Allora che te lo faccio assaggiare a fare? Lo mangio io? Conosco la famiglia Scutellà. Lo mangio io, lo assaggio a fare tu? No, no, di a me. Tocca a te? Sì. No dai, ho fame. Fallo vedere almeno com'è, insomma. Allora, croccante. Si chiama proprio croccante? No. È il classico. Ovviamente ci sono altri gusti che lui ha. La miele. Vabbè. È il classico del torrone. Ah, no? Si chiama croccante? Sì. Cali zuccheri passavo? No. No, no. Giudizio ottimo. E adesso andiamo all'epilogo, alla parte finale della nostra trasmissione di oggi. Andiamo ad olio. Oh, quello. Mangia. L'olio in Calabria è sempre stato un elemento molto importante, già dall'antichità. Qui se ne produceva e si produce ancora. E andiamo proprio in cerca di olio. Andiamo in un frantoio. Ve l'avevo anticipato, l'epilogo di questa nostra trasmissione di oggi è con l'oro verde di Calabria, e quindi non può che essere l'olio. Siamo
davanti a Daniele Perrone, è l'erede della famiglia Perrone, da anni, credo, forse qualche secolo, no? Che produce olio qua in loco. Voi avete allestito anche un museo che adesso raccontiamo, Museo dell'Olio. Sì, grazie e benvenuti nella nostra azienda. Sono Daniele Perrone, appunto come le diceva, sono il quarto della nostra generazione come produttori di olio extravergine di oliva, la nostra famiglia che è fortemente legata a questo territorio. E quindi ci troviamo appunto in questo momento nel museo della nostra azienda, museo e mostra fotografica. E abbiamo voluto dedicare questo spazio, la nostra azienda, a un museo dove abbiamo allestito intorno a quest'area tutta una serie di strumenti molto antichi che risalgono a circa 250 anni fa. Sono dei vecchi pezzi di frantoio che così da rendere fruibili come mostra a chi si reca nella nostra azienda. Nel centro di questa, anche le scuole qua, assolutamente sì. Avevamo il nostro intento è quello appunto di diventare un centro di formazione, informazione anche culturale rispetto sicuramente all'olio extravergine di oliva, alla nostra tradizione, ma anche alla nostra storia, alla storia di questi luoghi, esattamente. Manca una cosa del genere. E anche per questo all'interno, nella parte centrale di questo museo, abbiamo invece allestito una mostra fotografica familiare, dove attraverso delle foto... Andiamo a vedere qualche tuo antenato, qualche trisauro, credo. Sì, attraverso delle foto molto belle, in bianco e nero, abbiamo voluto raccontare sicuramente la storia della nostra famiglia, ma non solo. Abbiamo voluto esporre, far vedere dei momenti di vita vissuta di questo nostro territorio, dove si possono vedere gli usi, i costumi, le abitudini e scorci di Aspromonte. Quindi non solo olio. Assolutamente, non solo olio, non solo la nostra famiglia, ma sono appunto momenti di vita vissuta della società degli Esi, della società dell'Aspromonte. Quindi parliamo 150 anni fa più o meno. Esattamente. Partiamo appunto dai primi del 1900 con la storia dei miei nonni, dei miei trisavoli, un po' appunto dove raccontiamo per esempio alcune parate che avvenivano a Adria Nuova durante la guerra. Allora io rinforco gli occhiali, se no non vedo proprio nulla. O la partenza per esempio di mio nonno Donizetti con alle spalle il piroscafo Donizetti, molto famoso tra l'altro, passato alla storia per essere stato attaccato e affondato. E per andare avanti, dove facciamo vedere per esempio dei cortei funebri, un corteo funebre di una mia bisnonna, e come era partecipato, cioè con una grande folla alle spalle che partecipava attivamente a quella che era la nuova motorizzata in questo caso. La nuova motorizzata con per esempio... Siamo in piena guerra mondiale. Esattamente, vero? Con alle spalle alcune slogan di quei tempi. L'incitazione viva il duce esattamente. E poi ancora come si vestiva esattamente, le tradizioni, come si vestiva. 1940, poi esattamente. Mezzo poi, di locomozione. Esattamente, era l'asino. Immediato dopoguerra, qui, esatto. Nel 1946. I primi viaggi anche per noi, dei miei nonni e dei suoi zii, dei miei zii, dei suoi fratelli, quando guardate, si spostavano. L'eleganza del 1943. Esattamente, anche qui come ci si vestiva, il modo di vestire di quei tempi. E appunto dei momenti anche di viaggio all'estero. No, siamo nel 49, quindi siamo nel 49, quando i miei nonni andarono alla ricostruzione, a ricongiungersi con i propri parenti, anche perché ci fu i miei avi, parte anche migrarono quando ci fu una massiccia emigrazione verso gli Stati Uniti da parte da questi territori. Poi dei momenti gioviali con degli amici. Sulla strada verso Polsi si andava in pellegrinaggio a Polsi, i mezzi appunto anche qui di locomozione con tanto di asino, esattamente, ceste. Di amici, di ceste, dove si andava non solo per il culto mariano, cofani non solo per il culto mariano appunto, ma per stare assieme. E qui la pesca alle anguille che avveniva nei nostri fiumi scomparsa anche perché per via di quelle che sono oggi che l'inquinamento che c'è fatto di chimico
che oggi purtroppo devasta il nostro territorio. Insomma, è una cronologia fotografica. Andiamo oltre, andiamo oltre al museo. Cioè, esatto. Al museo ho visto che avete anche museo, delle misure di capacità. Come... Esattamente, museo, non solo museo, ma anche una libreria parlante, perché appunto ci sono dei volumi molto importanti che trattano di olio, di trasformazione, ma anche di territorio. Perché questo? Perché ci siamo voluti collegare a quello che è il Parco Nazionale dell'Aspromonte, col quale abbiamo fatto una sorta di convenzione, di patto. Noi tra l'altro ricadiamo nella rete, siamo uno dei musei che ricade all'interno della rete del Parco Nazionale dell'Aspromonte, e lì ci sono dei volumi che parlano di territorio, che parlano di fauna, che parlano di flora, che parlano di quella che è il nostro territorio. Cerco di raccontare. Passeremo in rassegna tutti gli strumenti, no? Alla fine della nostra conversazione, ti faccio l'ultima domanda. La quantità, quanto olio riuscite a produrre in questo periodo? Allora, noi principalmente ci siamo concentrati a produrre olio extravergine di oliva, andando quasi a stressare quella che è la qualità, tant'è che abbiamo appunto, ci siamo convertiti anche al biologico e produciamo anche un monocultivar, che tra l'altro stiamo adesso destinando al mercato giapponese, sotto stiamo lavorando per una commessa che abbiamo avuto dal Giappone. Cioè, è l'olivo che viene prelevato dall'albero o aspettate che cade? No, noi per la maggior parte di quello che facciamo noi è un albero che con gli attrezzi che abbiamo, dei quali ci siamo dotati, facciamo una raccolta meccanica che strappiamo dagli alberi o con mezzi agevolatori, quindi con abbacchiatori, oppure con trattori, con scuotitori che, diciamo, quali ci siamo attrezzati. Un olio di bassa acidità. Un olio di bassissima acidità. Riusciamo oggi a fare circa 400 quintali di extravergine, 200 di vergine, questi qua sono i numeri, diciamo, che noi riusciamo a fare e vendere. Poi lavoriamo sotto, facciamo anche la lavorazione conto terzi, però siamo noi come azienda siamo molto concentrati sulla qualità, sul nostro prodotto. Quale mercato? Mercati, noi ci rivolgiamo a una clientela che apprezza la qualità, ci rivolgiamo agli appassionati, a chi ricerca un olio extravergine. Quindi qualità medio-alta. Qualità medio-alta, un target del nostro cliente è medio-alto, ristoranti, alta ristorazione, molti privati, enoteche, gastronomie, delicatessen in Italia ma anche all'estero. Noi siamo presenti in Australia, in Canada e quest'anno, tra qualche settimana, per la prima volta, scusate, in Giappone. Grazie, grazie a te. Grazie a voi. Finisce qui il nostro itinerario di oggi, terra aspromontana di Deglia Nuova. Torneremo giovedì prossimo, altro itinerario, e andremo in provincia di Crotone. Andremo per vino e per mare, saremo a Cirò Marina. A giovedì prossimo, buonanotte.
quanto strati e paesi e città io conosco e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facce di uomini, di femmine, di picciritti che salutano e lo treno che passa e li robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti puntare i denari con la mano tra la sacchetta affondata e quanto strada con i piedi che dolino e lo cori che si squaglia come gira. Ci sono scelte che lasciano il segno per sempre. Sono le scelte definitive. Mobili Pizzi vi apre davanti spazi visti da una prospettiva precisa, la vostra. Scegliete da noi i vostri mobili, che siano classici o moderni o persino su misura. Con Riflessi, La Falegnami, Saber, Le Fabrie, Cucine Torchietti, Ernesto Meda, Stosa. Con la nostra consulenza tecnica e la progettazione di interni. Mobili Pizzi, Superstrada Ionica, uscita Galleria Melito Porto Salvo. Info 0965 78 37 83 www.mobilipizzi.it. Vieni a visitare il nuovo showroom Stosa Cucine. Lo studio dentistico del dottor Michele Melissari offre servizi di alta qualità, mettendo a disposizione dei pazienti attrezzatura all'avanguardia ed un team di professionisti in aggiornamento costante sulle nuove tecniche odontodiatriche. Endodonzia, implantologia assistita con risultati di eccellenza, ortodonzia, protesi fisse e mobili, igiene dentale, questo e tanto altro nelle due sedi di Palmi, via De Salvo numero 1 e Mileto, via Kennedy 99. Studio dentistico, dottor Michele Melissari, professionalità al tuo servizio. La passione per i motori può cominciare con il karting. Perché non sognare in grande? Anche da noi tutto ciò è possibile. Da Scorpion Racing Team a Marina di Gioiosa Ionica ti avviamo in questo fantastico mondo, assistendoti in tutto: consulenza tecnica, assistenza in pista pre e post gara, promozione attività sportiva, supporto per il primo approccio all'attività kartistica. Per tutte le età, non si è mai troppo grandi per il kart. Scorpion Racing Team è anche rivenditore autorizzato TM Racing Motori e Formula K Telai. Scorpion Racing Team, sede a Marina di Gioiosa Ionica, telefono 328 3220 233. Motori al massimo, semafori spenti, si parte!